Si può pescare sott'acqua solamente sulla sabbia senza neanche un nascondiglio? Oggi ci voglio provare, sono su una spiaggia meravigliosa, qui però non c'è nulla, non c'è posidonia, non ci sono rocce, quindi sarà molto difficile nascondersi e fare tutte quelle strategie che vi ho fatto vedere negli altri video. Però ci voglio provare, qui c'è un bel canale, girano cefali, lecce stella anche di buone dimensioni e chissà, magari qualche serra. Voglio provare a fare proprio degli aspetti in questo canale, sperando di vedere qualcosa di interessante. Mi raccomando, il pallone quando fate ste robe, soprattutto perché d'estate le barche si muovono molto vicino alla costa ed è meglio stare attenti. Ma ora fatemi andare a pescare. Siamo ad agosto e l'acqua è estremamente calda, però nonostante tutto molto pulita. La visibilità è eccezionale e sto cercando di studiare il fondo per capire cosa potrei trovarmi davanti. Carico subito il fucile e prendo il pallone, compagno indispensabile durante le battute di pesca, a cui ho attaccato una piccola zavorra, che mi consentirà di lasciare il pallone vicino a me, pescando tuttavia in tranquillità entro il raggio di sicurezza. Sul fondo c'è una piccola mormora morta, ma ignoro il motivo, e tutto intorno ci sono le buche sia delle mormore e probabilmente anche delle orate che hanno banchettato tutta la notte. Questo è già un ottimo segno, vuol dire che la spiaggia non è morta. Decido di provare il primo aspetto dove il canale è un pochino più fondo, qui siamo intorno ai 3-4 metri di profondità, sperando che qualche pesce si avvicini. In lontananza si vede qualche pesce pettine che comunque rimane diffidente e poi una piccola mangianza di pesciolini. Questo potrebbe essere un ottimo segnale sperando che qualche predatore li segua. Poco più avanti mi imbatto in due pastinache che si muovono tranquille sulla sabbia. Questi pesci sono facilissimi da catturare e non avrebbe senso spararli, soprattutto perché sono di piccole dimensioni ed hanno un aculeo estremamente velenoso sulla coda. Meglio lasciarli stare e dedicarsi a prede differenti, che tuttavia nei successivi 10 tuffi nel canalone non riesco a vedere. Decido allora di spostarmi all'inizio della secca successiva, che si trova a un centinaio di metri dalla spiaggia, e subito intravedo un grosso banco di cefali. Stanno andando tranquilli per la loro strada, e allora tento di avvicinarmi piano piano in un agguato sul fondale sabbioso. Quelli che sentite sono dei richiami che sto facendo con la glottide, sperando di richiamare il pesce e farlo arrivare a tiro. E dopo un po' di incertezza, i pesci cominciano a nuotare verso di me, tenendosi comunque a distanza. Mancato, ma in realtà mi accorgo che l'asta non è neanche arrivata al pesce, che avevo giudicato essere molto più vicino. Purtroppo senza riferimenti è davvero difficile capire a che distanza si trova il pesce e soprattutto le sue dimensioni, soprattutto perché l'acqua è estremamente chiara. Oggi ci sono tantissimi pesci pettine e vi faccio vedere una particolarità di questo pesce, che è in grado di immergersi praticamente sotto la sabbia in una frazione di secondo. Nel mio girovagare ho la fortuna di incontrare un altro pesce incredibile, il pesce civetta, un pesce che ha delle pinne laterali che sembrano quasi le ali di una farfalla, che utilizza per scoraggiare i predatori. Questo pesce è davvero troppo bello, ma soprattutto indifeso, per poter pensare anche soltanto di spararli, e lo ammiro lasciandolo andare via. Ma è il momento di concentrarsi di nuovo sui cefali. Ho notato che si muovono in una direzione specifica e voglio provare a fare gli aspetti guardando in quella direzione. Probabilmente è la corrente che li spinge a muoversi in un determinato modo. Purtroppo, così facendo, mi muovo contro sole e questa non è una condizione che mi avvantaggia. Ma ecco che dopo l'ennesimo richiamo, un altro banco di cefali si avvicina, sempre dalla stessa direzione. Anche stavolta ho giudicato male sia la dimensione sia la distanza del pesce e l'ho sbagliato. Mi sembra però che gli elastici non abbiano risposto come al solito. È un anno e mezzo che non emetto di nuovi e probabilmente questi hanno perso parte della propria forza elastica. Faccio subito un altro tuffo nello stesso posto, sperando di incontrare nuovamente un banco di cefali ed è proprio quello che vedo in lontananza. Provo un nuovo richiamo. Però i cefali sembrano non rispondere questa volta. Proviamo di nuovo.
A questo punto provo ad avvicinarmi io ed è l'unica cosa che posso fare in questo aspetto che ormai è diventato un lunghissimo agguato, perché è più di 1 minuto e mezzo che sono sotto. Piano piano mi avvicino e loro continuano indisturbati a mangiare, non sono minimamente incuriositi dalla mia presenza. Stavolta l'avevo preso, però troppo alto, ed è la stessa cosa che è successa nel tiro precedente. Avete visto come stavolta i richiami non abbiano incuriosito minimamente il pesce, e a volte hanno solamente lo scopo di infastidirlo, come in questo caso. Questo cefalo inizialmente se ne va per la sua strada, ma poi a un certo punto viene spaventato dai troppi rumori e se ne va via, probabilmente perché è solo e non ha la forza del banco come è successo prima. Dopo questo cefalo, anche se ho pescato per un'altra ora, non ne ho più visti, probabilmente perché sono cambiate le condizioni di luce e marea, fattori molto importanti quando si pesca in certi ambienti. Ne ho approfittato per raccogliere un po' di spazzatura che deturpava questo posto meraviglioso e per farmi una nuotata con questa meravigliosa medusa polmone, una delle tante meduse che purtroppo d'estate vengono uccise e lasciate a marcire al sole senza alcun motivo, soprattutto perché questa è davvero poco urticante, tant'è che al suo interno, come potete vedere, c'è un piccolo sugherello che si ripara dai predatori. Mentre osservo la medusa, ripenso al fucile e sono convinto che gli elastici siano stati la causa di tutti i miei fallimenti di oggi. Devo provare a cambiarli e riprovare a fare questo tipo di pesca sulla sabbia. Detto fatto, qualche giorno dopo ci ho voluto riprovare, stavolta con gli elastici nuovi. Il mare è molto più mosso della giornata precedente e l'acqua, come potete notare, molto più torbida. Dopo il solito pesce civetta che ho incontrato al primo tuffo, ne provo un secondo, sperando di intravedere qualche pesce molto più interessante. In lontananza potete sentire un rumore di un gommone che sta andando molto veloce e che si sente come se fosse sopra la mia testa, però fortunatamente è molto lontano e come sempre ho il pallone, quindi dovrei stare tranquillo. Mentre penso a queste cose, dal nulla si materializzano dei cefali. E stavolta non posso sbagliare. Ovviamente gli elastici nuovi mi hanno consentito un tiro migliore, ma anche l'acqua più torbida mi ha permesso di capire meglio la distanza dal pesce e le sue reali dimensioni. La giornata sembra ottima anche perché il cielo è coperto e il mare è mosso, condizioni migliori rispetto alla giornata precedente. Però in questo tuffo sento di nuovo una barca e stavolta mi sembra più vicina della precedente. Ecco lì, non mi sbagliavo, un gommone si trova a meno di 20 metri dal pallone, ignorando completamente il mio segnale. E la cosa è strana, soprattutto perché mi trovo su una spiaggia completamente deserta. Però mi salutano come se niente fosse e probabilmente si sono avvicinati incuriositi dal pallone. Purtroppo d'estate non si può più pescare e dopo questo tuffo decido di andarmene via, perché ragazzi non vale mai la pena rischiare la vita per un pesce. Questa è stata una pescata diversa, però effettivamente funziona, i pesci ci sono. Forse in questa spiaggia, anche se è deserta, non è ideale perché non ci sono quei canali pronunciati dove il pesce passa più volentieri. Nello scorso video non ero riuscito a catturare pesci perché gli elastici ormai si erano esauriti, infatti li ho cambiati e il fucile spara nuovamente come deve sparare. Purtroppo sono riuscito a fare solamente un tuffo, perché poi una barca, nonostante non ci sia nessuno, è venuta proprio sopra di me. E allora, ragazzi, non vale la pena morire per un pesce. E avevo anche il pallone. Come vedete, l'abbigliamento è diverso, anche se sono passati pochi giorni. Stavo morendo di caldo con la muta nuova, anche perché l'acqua è sui 28 gradi, quindi fa veramente, veramente caldo. Voglio riprovarlo con i pescioni quando sarà ottobre-novembre, perché secondo me può uscire qualche bella sorpresa. E noi ci vediamo al prossimo video.